Presidente della SACE, entriamo nello specifico di come stringere e poi relazionare questi rapporti e come anche accompagnare il sistema produttivo italiano a Cuba. Prego. Grazie molto, fa enorme piacere essere qui a Napoli. Noi come SACE abbiamo un presidio permanente, un ufficio SACE che è aperto, al quale io veramente vi chiedo di rivolgervi per iniziare il rapporto con SACE nelle varie aspetti che possono essere conclusi. Ringrazio l'ambasciatrice di Cuba, ringrazio l'avvocato senatore, il padrone di casa, la Camera di Commercio qui in questo splendido palazzo, in questa splendida città. Non poteva essere sede migliore per parlare dei rapporti Italia-Cuba. Come abbiamo detto gli oratori precedenti, ci sono dei legami storici e culturali fortissimi con Cuba, e io direi che c'è anche un rapporto speciale anche sul piano della collaborazione economica, perché il tessuto imprenditoriale napoletano e campano credo si ben si adatta a integrarsi con quello cubano, dall'agro industriale al tessile, al manifatturiero, all'attività di trasformazione. Sono stato un paio di volte a Cuba, come diceva l'ambasciatrice, ci sono state una serie di missioni politiche imprenditoriali a Cuba. Abbiamo potuto constatare appunto che siamo fatti non solo per intenderci, ma per lavorare insieme, e godiamo di quel vantaggio di questi rapporti così facili tra il popolo italiano e il popolo cubano, che si sono mantenuti aumentati anche in anni un po' più difficili, quando c'era un po' più i rapporti erano congelati. Credo che bisogna fare in fretta, però, perché i vantaggi poi si assottigliano, no? Il Napoli era secondo, adesso rischia di essere cambiamo argomento e quindi non sfruttiamo questo vantaggio, perché concorrenti ce ne sono tanti, dal grande vicino che non sta che aspettando per rientrare in forza, in parte già comincia a rientrare, ma anche paesi europei che hanno, a parte la Spagna, ma anche con gli altri paesi europei che sono pronti a entrare in questo mercato, che, come diceva l'ambasciatrice, sono 11 milioni di abitanti, ma che poi anche ha una prospettiva allargata. Cioè, Cuba è il vero paese, la vera nazione dei Caraibi, cioè non, rispetto agli altri non c'è paragone, quindi bisogna partire da lì. Lì è il centro, anzi dalla città veia di Havana, dove è proprio il centro questo splendido Parlamento, che a livello di quello delle maggiori paesi del mondo. Quindi partendo da lì ci si può allargare e sfruttare anche la nostra, questa presenza congiunta italo-cubana. Noi vediamo con nostra idea come SACE che si potesse indicare, 10, massimo 15 paesi prioritari nel quale l'Italia possa poi convogliare le risorse, perché gli interventi a pioggia su tutti alla fine sono un po' così, si sminuzzano. Invece bisognerebbe avere una lista di paesi prioritari sul quale puntare tutte le nostre risorse, e Cuba è uno di quei paesi che noi riteniamo prioritari nell'area caraibica e dell'America Latina. Come dicevamo prima, la legge sugli investimenti stranieri dà delle nuove possibilità di accesso al mercato, agli investimenti, ci sono delle facilitazioni fiscali, doganali o altro che possono aiutare gli investimenti stranieri a Cuba.
c'è questa zona, diciamo, di libero scambio, la zona di Mariella, no? che includendo anche il porto di che credo quello più vicino agli Stati Uniti, se non sbaglio, consente anche di poi un commercio più facile. Anche, ecco, il settore dei trasporti è anche importante, sia quello marittimo che quello aereo. Noi siamo ben posizionati, sono delle imprese italiane che da tempo sono lì e che vanno solo sviluppate, ma partendo per esempio dalla zona di sviluppo di Mariella si può, noi consideriamo appunto un po' la base di partenza, si possono immaginare una serie di investimenti. Ecco, insomma, il nostro consiglio è di non andare solo a vendere, ma andare ad investire, andare a lavorare in joint venture con le imprese cubane, perché le imprese cubane hanno un'ottima parte conoscenza del territorio, ma anche delle ottime maestranze, anche uno spirito imprenditoriale. Questo processo, diciamo, è iniziato da poco, come sapete, e questa apertura di Cuba si scontra un po', bisogna essere onesti con gli amici, da una parte ad una certa rigidità del sistema interno cubano, che tende ad essere un po' verticistico, e quindi le decisioni devono passare attraverso un filtro, un livello dopo l'altro, e questo spesso non dà un'immediatezza di risposta. Quindi spesso per gli imprenditori il tempo è denaro. Quindi se uno immagina, se deve fare un business plan in un anno lo devi fare, se invece poi da un rinvio a un altro la decisione c'è, però poi il comitato qui, il comitato lì, le varie leggi, insomma, credo che i cubani lo sappiano molto meglio di noi. Insomma, se un sistema si deve aprire con tutte le cautele del caso, perché ognuno a casa sua fa quello che vuole, insomma, non ha, chiaro che non è una casa che è rimasta chiusa tanto tempo, bisogna aprirla con una certa delicatezza, perché non, per non sconvolgere tutto. Quindi noi siamo, capiamo benissimo le difficoltà di cambiare un sistema che era orientato anche politicamente in un certo modo, e che adesso si deve confrontare con un mondo che viaggia veloce. Quindi non c'è, va bene che anche viaggiare lento va bene, però ecco, trovare una formula media non è male. E l'altra cosa che vedo che le imprese italiane spesso soffrono è che la mancanza di capitale straniero, cioè l'approvvigionamento di valuta che qualche volta crea dei problemi per mandare avanti dei progetti anche belli, però poi l'ente che lo sponsorizza poi magari non ha la valuta sufficiente per finanziare questo progetto. Per quanto riguarda SACE, come abbiamo accennato prima, SACE appunto ha riaperto totalmente le relazioni, diciamo, dirette con Cuba. Quindi noi siamo, come si dice, aperti senza condizioni. Siamo stati i primi, credo, a iniziare questo negoziato per l'accordo sul debito cubano, sia al Club di Parigi sia individualmente. Abbiamo anche riconciliato il nostro credito con le autorità cubane, che ammontava ad una cifra importante, se non sbaglio 500 milioni di euro. Però quello che a noi interessava più che la cifra era che ci fosse questa riconciliazione, e quindi ricominciasse un rapporto, diciamo, di ripagamento, che ci consente appunto, anche secondo le regole del Club di Parigi, appunto, di levare ogni condizionamento all'apertura. Quindi adesso siamo aperti, siamo passati, diciamo, da un plafond teorico di 10 milioni a 100 milioni di euro. Dico teorico perché se poi il progetto è buono si può finanziare, non è, si può garantire e finanziare. Quindi non diciamo 100 milioni, ma se ci fossero delle opportunità si decide insieme come
come andare avanti. Abbiamo anche fatto un accordo con Banca Intesa di un revolving di 80 milioni per la copertura dei crediti documentari, quindi questo consente alle società di meglio, come si dice, stabilizzare la propria cassa. E poi la SACE, che come sapete fa parte del gruppo Cassa Depositi e che ha una sempre più forte integrazione con l'attività di Simest, offre alle piccole e medie imprese, soprattutto penso che è un po' il settore, gli imprenditori che sono presenti qui, tutta una serie di una gamma di prodotti che vanno da quella che è la classica copertura del credito acquirente e del credito fornitore, a una gamma molto più, diciamo, affinata di strumenti, insieme appunto alla Simest, che vanno dalla stabilizzazione degli interessi alla partecipazione all'equity delle imprese, al trade finance attraverso la nostra società di factoring, alla garanzia sul finanziamento delle imprese, agli advanced bond, al payments bond, tutta un'altra serie di costruzioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese. Anzi, noi la prima cosa che consigliamo alle imprese medie e piccole, se lo possono permettere, un direttore finanziario, perché in un mondo che viene, dove si paga a credito, dove il denaro c'è, che però bisogna un po' prenderlo, e questa massa liquida di denaro ce n'è tanta che però poi va indirizzata, un sostegno finanziario delle imprese è essenziale, perché il prodotto non basta, la simpatia è importante, però se non c'è una base finanziaria arriva l'impresa cinese che regala i soldi, o arriva l'impresa della Corea del Sud che fa un finanziamento a 50 anni, e la ditta italiana che ha il prodotto migliore tende ad essere tagliata fuori. Ultima cosa che noi facciamo è anche quella dell'advisory, cioè assistiamo le imprese italiane che vogliono andare all'estero, in questo caso a Cuba, con un'attività anche di preparazione. Il direttore finanziario ve lo offriamo noi se ne avete bisogno, perché li possiamo indirizzare sia verso la banca che può procedere al finanziamento dell'impresa, e a quel punto noi garantiamo anche fino al 100% del finanziamento, quindi diventa la SACE che, diciamo, acquista il rischio dalla banca. La banca la cede a SACE soprattutto per i progetti che sono a più lungo termine, non nel corto termine. Tutto sommato non c'è bisogno di un ruolo SACE, perché con delle lettere di credito si risolve il problema, allora con pagamenti anticipati, ma appena il pagamento avviene a rate bisogna trovare altri, qualche problema c'è, quindi noi garantiamo la banca, perché per una serie di ragioni non è magari in grado di offrire prendere il rischio, cioè il finanziamento lo dà, però poi non vuole attutire per quanto possibile il rischio. Quindi noi facciamo anche questa attività di advisory che può essere utile nei rapporti. Appunto, questo è un po' il panorama, un panorama direi buono, un panorama di miglioramento progressivo. L'invito ad andare a Cuba, come diceva prima il moderatore, il Mediterraneo è facile andare nei Balcani o a Tunisi o in Egitto, però problemi purtroppo ci sono e tendono a non diminuire nonostante l'Asia si sta un po' assestando su un modello di sviluppo che è meno tumultuoso del passato e soprattutto ha bisogno di grandi dimensioni, quindi un mercato come Cuba diventa obiettivamente un mercato prioritario, al quale io appunto vi invito a guardare, ad esaminare. Certi che il sostegno di SACE c'è e ci sarà. Grazie.
Grazie Castellani.